Ciao ragazzi, quello di oggi è un video molto molto serio, perché parliamo dell'assolo. L'assolo è la croce e la delizia di tutti noi chitarristi, lo studiamo per ore a casa, lo aspettiamo con ansia durante le canzoni e molti di noi hanno cominciato proprio grazie a lui, ma ultimamente l'assolo non sta ricevendo il giusto rispetto, quello che si merita, la giusta dignità. Ma questa storia finisce oggi, finisce qui. Perché nel video di oggi vi darò 5 consigli per evitare gli errori più comuni che si fanno durante il proprio assolo. E sono errori che fanno sia i chitarristi novizi, quindi chi ha cominciato da poco, ma anche i professionisti e i chitarristi più avanzati. Quindi andiamo subito a vederli dopo la sigla. Lo so che ogni volta finisce la sigla, spunto io che vi dico iscrivetevi al canale, però iscrivetevi al canale seriamente se vi va, perché iscrivendovi mi aiutate a crescere e mi date anche la motivazione per venire ogni settimana con i contenuti nuovi che vi piacciono e che mi chiedete. Quindi se vi va iscrivetevi al canale, ricordatevelo, in descrizione vi lascio anche Instagram. Ma passiamo subito al primo consiglio che vi do per migliorare i vostri assoli, per renderli perfetti. Il primo è importantissimo perché sta proprio alla base di tutti gli altri e se non vi concentrate qua, se non vi fermate qui e passate oltre, è inutile perché tanto tutto parte da questo punto qua ed è il timing. Se suoniamo l'assolo senza rispettare il beat del brano su cui stiamo suonando, se non entriamo nel groove del brano su cui stiamo suonando, possiamo avere la migliore tecnica del mondo, la migliore conoscenza dell'armonia del mondo, ma tutto quello che suoniamo farà praticamente quasi tutto schifo. Di base i maestri, i libri, eccetera, eccetera, consigliano sempre di suonare a metronomo, di allenarvi, utilizzando le vostre frasi, quello che conoscete, studiandolo al metronomo per poi applicarlo nelle varie canzoni, eccetera, eccetera, quando andate poi a suonare veramente. Un consiglio che vi do io, oltre a quello di usare il metronomo, che comunque è sempre corretto, è un consiglio che mi ha dato Scott Henderson quando è venuto qua a Palermo a fare una clinic. Vi avviso che sembra una cavolata, ma in realtà non lo è, ovvero quello di suonare, battendo il piede, a tempo mentre state suonando. Se voi mettete la chitarra in braccio e cominciate a suonare senza pensare alle note, senza pensare alle scale, quindi suonando quello che riuscite a suonare ad occhi chiusi, la pentatonica più facile del mondo, ma mentre lo fate, battete il piede a tempo col brano, quindi sentite il brano, entrate nel groove del brano, la vostra improvvisazione, la vostra qualità, il vostro assolo fa un salto proprio di qualità incredibile e vi faccio un esempio adesso. Quindi ragazzi, estrema importanza al timing, mi raccomando, è fondamentale se volete suonare degli assoli di qualità, degli assoli quasi perfetti. Quindi non vi scordate, quando state per cominciare il vostro assolo, quando state per cominciare a improvvisare su una canzone, datevi un po' di battute e di spazio per entrare nel ritmo del brano. Dopodiché date libero sfogo alla fantasia e cominciate a suonare. Secondo punto della nostra lista, estremamente importante anche questo, soprattutto nei generi come blues, rock, metal e compagnia bella, ovvero il vibrato. Ho visto chitarristi metal dalla fama internazionale avere grandissime qualità da shredder, quindi plettrata alternata, sweep picking, tapping e tutto il resto, che quando però devono tirare due note proprio isolate, due contate, fanno cacare. E il motivo è perché sono così tanto abituati a suonare le note una dietro l'altra con estrema pulizia che non hanno sviluppato un buon vibrato, non si sono concentrati sul loro vibrato, quindi quando arrivano a dover suonare le note singolarmente e non insieme a 100.000 altre note, queste sono proprio brutte da sentire, è proprio l'effetto elettrocardiogramma piatto. Mi raccomando quindi ricordatevi di vibrare le note in modo da evitare quel bruttissimo effetto piattume che vi ho fatto sentire poco fa.
Terzo punto della nostra lista, ragazzi, non scaliate. Questo l'hanno capito sicuramente in pochi, perché scaliare è un modo di dire qua del sud. Sostanzialmente significa suonare le scale, così per come uno le impara, su e giù, senza variazioni, in maniera molto robotica. Oh, guarda che ho imparato una scala nuova, la scala maggiore, incredibile. Ma figo, bravo. Ma sì, poi è facilissima da usare, già ci improvviso. Ok. Amica, è troppo facile, ti faccio sentire come la uso. Sì, sì, vai, vai. Non pensate che vi basti imparare la diteggiatura di una scala per integrarla nel vostro arsenale, nel vostro modo di suonare, perché la scala va capito come deve essere utilizzata, va capito dove deve essere utilizzata, non basta avere in testa la forma della scala sulla chitarra per buttarla dentro un assolo. Il consiglio che vi do per evitare di scaliare è quello di interpretare la scala non così come l'avete imparata con la diteggiatura con cui l'avete imparata, ma cercando di collegare le note che la compongono senza utilizzare proprio l'ordine numerico, quindi dalla prima alla seconda, dalla seconda alla terza e così via, ma provate anche a fare dei collegamenti diversi, quindi provate a fare passare dall'intervallo dalla prima alla quinta o dalla prima alla terza, sorvolando magari senza passare per la seconda. Quindi mi raccomando, allenatevi in questo modo, non buttate dentro i vostri assoli le scale così come le avete imparate, perché l'effetto è brutto. Quarto punto, trattiamo uno di quegli errori che quando lo vedo proprio mi sanguinano gli occhi. Sto parlando di tutti quei chitarristi novelli o esperti che tirano il bending, che fanno il bending con le dita, cioè allungano proprio le dita, non usano il movimento di polso classico con cui si fa il bending. Il risultato è terribile, proprio non si può sentire. Il motivo per cui secondo me non si può sentire è che la corda viene soltanto sollevata dalla forza delle dita, non c'è nessun movimento di polso, non c'è una presa salda sul manico. Questo impedisce a chi lo fa di avere un controllo sull'intonazione del bending, e gli impedisce di vibrare il bending alla fine in maniera corretta. Il risultato finale, il suono che proviene da questa tecnica, da questo modo di fare il bending, mi ricorda un po' il suono che fa un elefante incazzato. Mi raccomando, ragazzi, non fate il bending in questo modo, perché vi devasta proprio l'assolo, è proprio brutto da sentire, brutto da vedere. Piuttosto concentratevi sul movimento di polso, perché il bending non si fa allungando le dita, ma si fa con un movimento in senso antiorario del polso. Il movimento vero e proprio consiste nel prendere tutto il manico della chitarra e cercare di muovere il polso in senso antiorario, ma c'ho un video che ho fatto sul canale, ve lo lascio qua sopra, completo, dove c'è tutta la tecnica. Però mi raccomando, concentratevi su questo movimento, vi faccio sentire che differenza c'è. L'ultimo punto della lista per salvare i nostri assoli è più un consiglio che una tecnica. Ragazzi, non strafate, cercate di non strafare quando è il momento dell'assolo. Io lo so come ci si sente, ragazzi, lo sappiamo tutti come ci si sente. Fra due battute è il momento del nostro assolo, siamo carichissimi, è il momento di dimostrare a tutti quelli che ci stanno guardando che contiamo qualcosa, che tutte le nostre ore di studio sulla chitarra sono servite a qualcosa, che siamo bravi. E categoricamente succede che proviamo a infilarci dentro tutto: sweep picking, tapping, alternata, economy picking, tutto quello che conosciamo, scale alterate, tutto glielo infiliamo là dentro. Morale della favola, ci vengono degli assoli schifosi, perché il più delle volte quando cerchiamo di unire tutte queste cose insieme stiamo più a pensare a come fare, a che tecnica usare, che a suonare veramente, e categoricamente sbagliamo, perché usciamo fuori dal timing del brano, quindi cosa terribile da fare, perché la tecnica in quel momento siamo tesi, quella tecnica difficilissima che vogliamo fare vedere non ci riesce, e quindi morale della favola, finisce là solo che siamo incazzati neri.
O siamo ragazzi, chi se ne frega, tanto siamo chitarristi, si può anche sbagliare, sbagliavano tantissime persone prima di noi che hanno fatto la storia, quindi chi se ne importa. L'importante è avere durante il nostro assolo qualche porto sicuro, qualche punto che noi sappiamo che con un bending o con uno slide ci ritorniamo e siamo al sicuro, possiamo ricominciare a suonare. Quindi, consiglio che vi do, provate dal vivo, provate quando suonate a buttare dentro le cose difficili, ma siate pronti a correre ai ripari con qualcosa in cui sapete che siete forti. Ragazzi, il video è finito e voi adesso avete un'importantissima responsabilità, quella di restituire all'assolo la sua dignità. Studiate bene questi punti, soprattutto se vi siete accorti che alcuni errori li fate anche voi. Prima di salutarvi ragazzi, come sempre vi invito a iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto. E se volete supportare il canale, ricordatevi anche che c'è Instagram qui sotto in descrizione e anche la pagina Facebook. Noi ci vediamo in un prossimo video, buon assolo e ciao a tutti!